Buongiorno a tutti, oggi parliamo di zeolite e voglio spiegarvi un po' cos'è la zeolite e quali sono gli usi della zeolite. Innanzitutto bisogna dire che di zeolite esistono 150 tipi, 60 sono naturali e sono tufi vulcanici, i restanti sono di origine sintetica. Sono allumosilicati e sono cristalli in forma di tetraedri. All'interno sono presenti dei metalli alcalini come il sodio e il potassio e metalli alcalini terrosi come il magnesio e il calcio. E sono molto mobili e facilmente sostituibili. Questi tetraedri, sono due perché abbiamo visto, sono allumosilicati, quindi alluminio e silice, sono collegati tra di loro tramite dei ponti di ossigeno. E per questo si legano facilmente e in modo anche non fisso, non debolmente, possiamo dire, con sostanze a basso peso molecolare, ad esempio con l'acqua. E noi vediamo che se vengono scaldati possono rilasciare l'acqua. Per questo abbiamo detto non sono fissati stabili, sono fissati debolmente, quindi hanno questa capacità di prendere, ma poi anche di nuovo di rilasciare quest'acqua senza perdere la loro forma cristallina. A seconda del tipo di zeolite, perché abbiamo visto sono tantissimi tipi, la struttura si può presentare come pori o canali e questo per noi è un grande vantaggio, perché questo porta ad avere una superficie enorme. La zeolite è conosciuta da molto tempo ed è anche da molto tempo utilizzata, anche nell'industria. Nell'industria viene proprio utilizzata come un setaccio, ma diciamo un setaccio al contrario. Serve per dividere sostanze, ma al contrario perché quelle piccole, le particelle più piccole rimangono intrappolate, se possiamo dire, dentro i canali e i pori che abbiamo visto si trovano all'interno proprio come struttura. Mentre le particelle più grandi a questo punto possono essere rilasciate. Inoltre in industria si hanno anche tanti altri usi della zeolite, ad esempio viene usata per depurare le acque nere. Si può trovare nei detersivi della lavatrice contro il calcare per prevenire i problemi del calcare, nelle lavastoviglie per facilitare l'asciugatura delle nostre stoviglie e anche per estrarre sostanze radioattive. Esempio, è stata usata a Fukushima quando si è presentato il problema del disastro nucleare. Ultimamente viene anche utilizzata nell'asfalto a freddo. Anche in medicina viene molto utilizzata e possiamo pensare a quelle compresse di ghiaccio artificiale, a quelle buste di ghiaccio artificiale che utilizziamo quando ci facciamo male, ed esattamente viene proprio usata la zeolite. Viene anche utilizzata per fare delle compresse e quando si hanno ferite per favorire la coagulazione del sangue e come sostituto del carbone attivo. Ma noi siamo più interessati proprio alla parte agricola e adesso ci arriviamo. Era solo un po' per farvi capire che la zeolite è molto conosciuta e quindi questo per noi è molto importante perché bisogna sempre avere una buona conoscenza di quello che utilizziamo. Anche in agricoltura viene comunque molto molto utilizzata e da lungo tempo proprio nei mangimi degli animali, nelle lettiere per gli animali e per il trattamento dei liquami. Proprio perché? Perché ha la capacità di assorbire sostanze indesiderate, ad esempio possiamo vedere nei mangimi magari dei residui portati dalle concimazioni, oppure antibiotici o anche metalli pesanti. In tanti mi avete chiesto che differenza c'è perché io uso la zeolite e non uso altre farine minerali di rocce. Ve l'ho accennato prima e adesso vi dico proprio un dato che è abbastanza scioccante perché uno non si può immaginare qualcosa così e questo fa proprio la differenza perché noi usiamo zeolite e non usiamo altre farine.
Abbiamo visto che la zeolite, per le sue caratteristiche, ha una superficie interna molto molto grande. E adesso vi do proprio un dato. E il dato è questo: 1 grammo di zeolite in polvere, come possiamo vederla, proprio ve ne ho portato un pochino per farvela vedere, è uguale a 1000 metri quadrati di superficie interna. Quindi abbiamo una superficie enorme e questo è tutto un vantaggio per noi quando lo utilizziamo, come abbiamo visto nel nostro caso, in agricoltura. Abbiamo visto che esistono molti tipi di zeolite e quella che viene usata in agricoltura è quella che è più facilmente disponibile, che si trova in diverse zone ed ha anche un prezzo meno cara rispetto ad altre zeoliti. Questo magari poi ve lo appunteremo anche sul video perché è un nome abbastanza difficile. Clinop Tilolite. Io mi sono portata anche 2 appunti perché così riesco anche a tenere un po' meglio il ritmo. Si può anche utilizzare nel composto. Perché? Perché rende stabile e costante l'umidità, perché abbiamo visto è in grado di assorbire, trattenere l'acqua, ma anche di rilasciarla quando serve. Inoltre è stato visto che ha un buonissimo effetto sui microrganismi che noi troviamo all'interno del nostro composto. Si può anche usare per migliorare proprio i terreni direttamente nel terreno, questo lo vediamo poi dopo perché è un argomento che bisogna approfondire un pochino. Ma per concludere si può ancora dire che viene molto utilizzato negli ultimi tempi per migliorare l'efficienza degli impianti di biogas. E adesso andiamo proprio specifico sulle piante e vediamo che può proteggere le piante dai stress provocati da luce e radiazioni solari molto forti, quindi molto caldo. Perché? Perché questa polvere, e noi vedremo che sulle piante si utilizza in polvere possibilmente molto fine, più fine è meglio è, forma una pellicola, vedete, già sulle mie dita toccandolo, forma questa pellicola bianca che va a riflettere i raggi solari e protegge anche dalla luce molto intensa. Quindi è molto utile perché è un po' come per noi la crema solare. E se andiamo a vedere un esempio. Il pomodoro succede tante volte che se noi abbiamo pomodori esposti, molto esposti al sole, quindi in giornate molto calde con radiazioni solari molto forti, cosa succede? La parte superiore del pomodoro, quella che si trova vicino al picciolo praticamente, diventa gialla e di consistenza molto coriacea, molto dura. E praticamente poi è una parte che noi dobbiamo eliminare perché non si può mangiare. E questo è proprio dovuto da una bruciatura. Inoltre abbiamo anche la possibilità di utilizzare la zeolite contro attacchi sia da malattie provocate da funghi, ma anche da parassiti delle piante. Si può dire che per i funghi ha 2 effetti. Perché? Perché le spore dei funghi, le spore più piccole, vengono assorbite dalla zeolite, quindi vengono catturate dalla zeolite, mentre invece le spore più grandi trovano un ambiente ostile, perché la zeolite, abbiamo visto questa capacità di assorbire l'acqua, e quindi crea un ambiente molto secco. E per le spore non è ottimale perché i funghi invece vivono in ambienti preferibilmente più umidi. Inoltre crea anche proprio una barriera fisica, nel senso che formando questa patina per le spore sarà più difficile attraverso i miceli penetrare all'interno dei tessuti vegetali e quindi creiamo proprio una barriera. Per quanto invece riguarda i parassiti, che possono essere afidi, acari e simili, l'effetto è quello che questa polvere di zeolite, se va a contatto con la cute di questi parassiti, anche in questo caso assorbe l'umidità presente nella cute e quindi la cute si secca, diventa molto secca. E quindi questo cosa fa?
impedisce il movimento dei nostri parassiti, praticamente blocca l'attività motoria, quindi muovendosi di meno avranno anche, cioè avremo anche la possibilità di avere attacchi meno invasivi. Come vi ho detto, quando si usa direttamente sulle piante, va preferita sicuramente la zeolite in polvere e, come vi ho anche detto, ve lo ripeto ancora una volta, deve essere molto molto fine. Più è fine e meglio è. Naturalmente, quando noi andremo a fare un trattamento di zeolite, e questo l'avevamo visto un pochino più approfondito, proprio più come parte pratica, in un video che avevo già trattato tempo fa, vi lascerò il link al di sotto del video se volete rivedervelo, dovete tenere presente che noi non dobbiamo andare a coprire con centimetri di zeolite la nostra pianta. Noi andremo a nebulizzare questa polvere, ma in uno strato sottile. Mi raccomando, non fate come si vede spesso quando si usa il verdarame, che dopo le piante sono completamente blu. Le piante con la zeolite non dovranno essere completamente bianche. Un velo leggero basta già. Piuttosto si può ripetere il trattamento a distanza di pochi giorni. E questo è anche una cosa che voglio dirvi: quando si può fare il trattamento, quando diciamo con le malattie provocate da funghi, è sempre molto importante e fondamentale intervenire preventivamente, perché una volta che la malattia si presenta già, e quindi vuol dire le spore sono già presenti sulle superfici delle nostre piante e spesso anche sono già riuscite a penetrarne all'interno, sarà meno efficace. Ma diciamo, dal momento in cui noi ci accorgiamo, perché magari le condizioni del tempo sono favorevoli ad attacchi di funghi, ad esempio è successo questo mese di luglio, anche giugno, molto piovoso, molto umido, con sbalzi di temperatura, luglio sempre molto coperto, con nuvole di umidità, quello caldo umido molto pesante, e crea situazioni favorevoli. Quindi noi potremmo già cominciare a intervenire appena vediamo queste situazioni, con un trattamento, e potremo ripetere questo trattamento, diciamo indicativamente, perché non posso adesso dirvi fate ogni tot giorni. Come detto, dovete sempre considerare diversi fattori, ma diciamo indicativamente ogni 5-7 giorni. Quando noi vediamo già, e questo possiamo dirlo per esperienza diretta, quando ad esempio sui pomodori vediamo che vengono attaccati da malattie fungine anche direttamente sul fusto e provocano proprio degli annerimenti, si vedono delle macchie nere direttamente sul fusto, a questo punto noi potremo andare ad applicare sulla parte del fusto colpita direttamente con le dita la zeolite, proprio sulla parte. Adesso magari potremmo farvelo vedere, ma l'abbiamo già applicata e si è fermato. Magari lo vediamo lo stesso, perché può essere interessante. Andiamo ad applicare proprio la zeolite con le dita, semplicemente un leggero velo, direttamente sulla parte interessata. E noi abbiamo visto che con questo trattamento siamo riusciti a bloccare lo sviluppo del fungo, perché la macchia non si è più allargata. Anche poi il colore non era più questo nero, questo scuro così intenso, e quindi probabilmente siamo riusciti proprio a fermare il problema. Adesso magari possiamo vedere un attimo, se possibile, ve lo facciamo proprio vedere. Dobbiamo cercarlo, non mi ricordo. Eccolo qua, vedete? Adesso io ieri ho di nuovo applicato un pochino di zeolite, però sembra che si sia proprio fermato. Qui vediamo il colorito è rimasto bello verde, ancora un po', un pelino qua, quindi approfitto visto che ne ho già un po' sulle dita. Come vi ho detto prima, naturalmente quando l'attacco è già in corso i risultati non saranno più così efficaci come lo sono quando lo usiamo come preventivo, però ci può essere comunque di aiuto. Inoltre, ancora una cosa che
che voglio dirvi è quando, come in questo caso, noi vediamo queste foglie che hanno preso la malattia, prima di fare il trattamento normalmente è preferibile e consigliato proprio eliminare tutte le foglie che vediamo malate, e questo dovete farlo regolarmente, bisogna proprio passare tutti i giorni perché così si tiene sotto controllo e non sfugge di mano. Anche in questo caso queste foglie vanno eliminate. Adesso non eliminiamo, vedete, perché questa è ancora abbastanza sana, anzi ancora completamente sana. Andremo solo a togliere questa parte malata. Non dobbiamo togliere proprio tutta la foglia, vediamo se quelle superiori si presentano ancora sane, togliamo proprio solo la parte malata. Queste parti vanno allontanate il più veloce possibile dal nostro orto e giardino. E succedono le malattie da funghi, colpiscono tantissimo anche le piante da giardino. Allontanatele immediatamente e bisogna proprio non portarle mai nel composto, bisognerebbe proprio distruggerle. Però io vi sconsiglio vivamente di fare piccoli focherelli e bruciarle, perché normalmente si devono bruciare proprio. Non fatelo voi e cominciate a fare piccoli focherelli qui e là per bruciare un po' di foglie che poi sono verdi, fanno un sacco di fumo, perché creiamo un inquinamento atmosferico veramente importante. Preferibilmente prendete tutte queste foglie, vedete qua, siamo appena passati ieri, ma qualcosa c'è sempre, quindi guardate, si vede proprio molto bene, eliminate tutto, prendetele, portatele nel sacco della spazzatura indifferenziata, chiudete bene il sacco e poi provvedete a portarlo poi presso i contenitori di raccolta il più veloce possibile. Comunque chiudetelo molto bene, già questo riesce a contenere, proprio perché così evitiamo di creare altro inquinamento. Abbiamo già un sistema di raccolta di spazzatura che serve esattamente per quello, quindi eliminiamole in questo modo. E questo ve l'ho già detto un po' per tutti i problemi che possiamo avere in giardino con delle malattie, soprattutto da funghi o simili, che sono molto pericolose, che quindi devono essere assolutamente eliminate. Vedete, noi abbiamo fatto il trattamento ieri e le piante si presentano verdi, come ho detto, non devono essere bianche con centimetri sopra di zeolite. Mi raccomando, cercate di contenere, perché bisogna uscire un po' dal concetto che di più aiuta di più. Non è così. Molto brevemente, adesso vi facciamo solo vedere come si fa, così vi fate già un'idea e magari il video ha un po' tutto un po' un insieme, anche stacchiamo un po' dalla parte teorica perché è un po' impegnativa. E così vediamo. Prendiamo un soffietto, riempiamo il soffietto, come ho detto, con la polvere molto molto fine, e poi andremo, naturalmente dovremo utilizzare una mascherina, perché essendo una polvere molto fine, soprattutto adesso in serra, io non entro perché non mi sono portata la mascherina, quindi non vado dentro, faccio solo proprio una prova veloce per farvi vedere. Meglio non respirare queste polveri. Ok, direi che più o meno possiamo, vi faccio vedere. Va sempre nebulizzata dal basso verso l'alto, perché noi dobbiamo anche andare a prendere la parte sottostante, perché spesso e volentieri i funghi attaccano la parte sottostante delle foglie. E poi comunque già l'aria, l'ambiente tenderà a portare su questa polvere, questa farina, che così andrà a disperdersi proprio in tutto l'ambiente. Anche quando siete fuori, mi raccomando, non mettetevi nella direzione del vento perché vi viene tutto addosso, tenetevi nella direzione opposta da cui arriva il vento. Teniamo il nostro soffietto molto basso, abbastanza dritto, e procediamo in questo modo. Adesso ci allontaniamo perché naturalmente tende poi a uscire, anzi possiamo fare così, chiudiamo, così ha tempo a rimanere un attimo e depositarsi bene in questo modo. Normalmente noi non utilizziamo mai la zeolite combinata con altre sostanze quando la usiamo per nebulizzare direttamente sulle piante. Posso dirvi però che se voi usate anche il macerato di ortica, se ne può versare un cucchiaio in un secchio di macerato, proprio per smorzare un po' il forte odore, perché il macerato di ortica puzza in un modo incredibile, quindi se volete un po' attenuare questo odorino proprio poco piacevole, potremmo aggiungere un po' di zeolite.
Mi avete chiesto anche se, ad esempio, si può combinare l'aziolite con la propoli. In questo caso io direi, noi la propoli non la utilizziamo, ma credo che si utilizzi come liquido, non in polvere. E quindi a questo punto noi dovremmo utilizzare l'aziolite diluita in acqua. Ma non ha senso, abbiamo visto l'aziolite si deve nebulizzare come polvere, non va diluita in acqua, va usata asciutta. E se noi la mettiamo in acqua andiamo a perdere tante delle sue proprietà e delle sue capacità. Perché? Perché abbiamo visto che l'aziolite attira l'acqua, ma se l'aziolite è già in acqua dopo perde proprio troppo. Quindi io consiglierei o fate un trattamento di propoli o fate un trattamento di zeolite. Non ha senso miscelare le due cose. Un'altra cosa che mi era stata chiesta, dopo l'utilizzo della zeolite, quindi nebulizzata sulle piante di pomodoro in specifico, i fiori dei pomodori sono caduti. E questo non è un problema che è stato provocato dall'aziolite, perché l'aziolite non brucia, come si dice normalmente, e non è calceviva, ad esempio, che può provocare dei danni simili. E quindi il problema è dovuto ad altri fattori, non dall'aziolite. Noi possiamo utilizzarla su tutte le nostre piante, anche su tessuti, anche quando in questo caso le piante sono fiorite, non corriamo il rischio che crei dei problemi. Una cosa che voglio ancora dirvi, che è molto importante, è che, come in questo caso, stiamo parlando della zeolite, è un prodotto naturale, abbiamo visto che è una roccia, è una pietra, quindi è assolutamente naturale, ma non per questo noi non dobbiamo approfondire le conoscenze delle sostanze che vogliamo utilizzare, perché questo è molto importante, perché ci servirà per ottimizzare i risultati e per evitare di fare danni. Come abbiamo visto col video che vi ho presentato parlando della cenere, la cenere si usa, non si può dire dalla notte dei tempi, comunque si usa da tantissimo tempo, però per mancanza di conoscenze proprio scientifiche, diciamo così, è stata utilizzata in modi anche proprio poco ecologici, perché noi abbiamo visto che se noi utilizziamo la cenere, solo per farvi questo esempio, poi chiudo, con poi stallatico andiamo a creare ammoniaca e questo provoca un danno ambientale come inquinamento atmosferico assolutamente importantissimo. Infatti in pianura padana abbiamo un problema grandissimo di inquinamento atmosferico proprio dovuto dall'agricoltura e non solo dall'agricoltura in grande stile, come diciamo sempre, ah, è colpa dei grandi, è colpa dell'industria. Tante volte noi piccoli facciamo più danni di quello che fanno nei grandi allevamenti o nelle grandi piantagioni, proprio perché facciamo delle cose senza avere nessuna conoscenza scientifica. E anche nel nostro piccolo giardino questo deve essere fondamentale, perché dobbiamo evitare di fare dei danni. Adesso vorrei ancora passare all'argomento della zeolite come miglioratore del terreno, ma qui bisogna parlarne un pochino con calma, perché noi abbiamo visto che la zeolite all'interno sono presenti dei metalli alcalini e alcalini terrosi. E questo cosa vuol dire? Che tende a portare ad aumentare la basicità del terreno, perché è fortemente basico. Quindi noi, se lo vogliamo usare per migliorare il nostro terreno, la prima cosa che dobbiamo fare è fare un'analisi e verificare il pH del nostro terreno. Se il pH è sopra 7, quindi già tendenzialmente basico, sarà meglio usare la zeolite con molta molta cautela, in piccolissime quantità, dopo vedremo anche la quantità. Perché? Perché la zeolite attira molti cationi e questo porta a un blocco dell'assorbimento delle sostanze nutritive. Quindi noi, invece di fare, come ho appena detto un attimo fa,
del bene al nostro terreno, provochiamo dei danni e a volte sono anche danni che poi sono praticamente quasi irreversibili e molto molto difficile tornare indietro. Quando invece noi abbiamo terreni con un pH medio, quindi diciamo da 6 fino a un massimo di 7, noi potremmo utilizzare la zeolite sempre con le dovute accortezze, senza mai superare le dosi consigliate, e potremmo ad esempio combinarla con bentonite. Non utilizziamo la calce in questo caso, ma bentonite. Sia per un terreno molto basico che per un terreno diciamo neutro, l'ideale per non correre rischi sarebbe quello di non utilizzarla direttamente nel terreno, ma di utilizzarlo nel nostro composto se noi abbiamo la possibilità di fare composto e poi in conseguenza quando il composto sarà pronto apportare poi il composto nel nostro terreno perché abbiamo visto che nel composto crea molti meno problemi. Quando invece noi abbiamo terreni tendenzialmente acidi, quindi con un pH basso, noi la possiamo utilizzare perché se noi alziamo un po' il pH non andiamo a creare dei problemi. Naturalmente bisogna dire che è meglio utilizzare la zeolite in piccole quantità tutti gli anni e non una grande quantità quest'anno, per esempio, e poi per anni non più apportarla. La forma che noi dovremmo scegliere per quella utilizzabile proprio direttamente nel terreno sarà non più polverosa, ma preferibilmente in granuli. Si può utilizzare tranquillamente come granulato. Un grande vantaggio quando noi utilizziamo, come abbiamo visto, dove è meno problematica, quindi in terreni molto acidi, il grande vantaggio della zeolite è che si presenta un po' cara come prodotto, no? I prezzi non sono proprio economici, ci sono altre farine che costano molto di meno, ma dall'altra parte abbiamo il grande vantaggio che possiamo diminuire l'uso di fertilizzanti, perché noi abbiamo visto che proprio questi metalli alcalini che sono sodio e potassio e gli alcalini terrosi che sono magnesio e calcio, vediamo che noi abbiamo un ottimo contenuto di elementi nutritivi, minerali nutritivi per le nostre piante. E questi sono anche resi disponibili perché, come vi ho spiegato all'inizio, è proprio così che la zeolite è in grado di trattenere queste sostanze, ma anche nel momento in cui servono di rilasciarle. Quindi terremo anche conto se noi abbiamo utilizzato la zeolite per migliorare il nostro terreno, avremo bisogno di molto molto meno concime. Inoltre, ancora una cosa che è molto importante, è che la zeolite è un ottimo scambiatore di ioni. Proprio parlando delle concimazioni, quando noi andiamo a portare una concimazione al nostro terreno, apportiamo normalmente in grande in quantità più rilevante azoto, fosforo fo e potassio, che sono gli elementi che sono i più importanti e poi dopo anche altri microelementi. Ma diciamo quelli importanti sono proprio l'azoto, il fosforo e il potassio. Quando questi elementi, diciamo così, nel terreno incontrano la zeolite, trovano la zeolite, vengono assorbiti proprio all'interno dei pori e dei canali di cui la zeolite è molto ricca, quindi per questo è molto importante questa superficie interna enorme. Quando piove e si ha il dilavamento di queste sostanze nutritive, noi sappiamo ad esempio che l'azoto è abbastanza problematico perché non è molto stabile nel terreno e viene completamente dilavato quando si fanno annaffiature o bagnando o quando piove, quindi non è molto mobile. Questo azoto che è stato, diciamo così, assorbito, intrappolato nella zeolite, nel momento in cui c'è questo dilavamento, la zeolite è in grado di rilasciare questo azoto, questo fosforo, questo potassio che ha al suo interno disponibile per le piante.
E anche ha proprio la capacità, quando proprio noi portiamo la concimazione, magari l'azolite ha all'interno tanto calcio, all'interno anche tanti altri microelementi. Cosa fa? Per questo è proprio un ottimo scambiatore di ioni. Assorbe gli elementi come l'azoto, il fosforo e il potassio, che sono quei macroelementi, quindi quelli più importanti, e cede quelli meno importanti, come ad esempio il calcio. Naturalmente bisogna ancora anche dire una cosa, che noi dobbiamo sempre controllare, come ho detto, valutare molto bene il pH del nostro terreno, ma dobbiamo anche fare un po' un'analisi delle piante che vogliamo piantare o che abbiamo in questo terreno. Per esempio, le acidofile. Se noi abbiamo piante acidofile, naturalmente dovremo usare meno zeolite, perché non vogliamo alzare il pH, non vogliamo portarlo verso la basicità, vogliamo tenerlo acido. Invece, se noi abbiamo colture come ad esempio il pomodoro o le patate, che tollerano anche una certa alcalinità, quindi una certa basicità del terreno, e possiamo arrivare con un pH fin verso 8, potremmo aumentarne un po' le quantità. Adesso vi dico ancora, per concludere, indicativamente le quantità che si possono utilizzare direttamente nel terreno. In generale, si può dire che tutte le farine di rocce, non solo per la zeolite, scusate, ma proprio per tutte le farine di rocce, quindi anche la bentonite, tutte, la quantità è questa. In terreni calcarei se ne possono usare circa 150 grammi al metro quadrato. In terreni invece acidi se ne possono usare da 200 grammi fino a 300 grammi al metro quadrato. Normalmente, come ho detto, se abbiamo dubbi, teniamoci anche un pochino di sotto di queste soglie. Non superiamole sicuramente mai, e quando non siamo molto sicuri è meglio usarne un po' di meno, perché, come vi ho detto prima, non è che di più aiuta di più, anzi, in questo caso di più potrebbe proprio creare dei problemi. Detto questo, direi che possiamo concludere, e voglio ancora, proprio per chiudere, farvi vedere che si può anche usare, funziona molto bene per tutti i problemi di attacchi fungini anche nel nostro giardino. Ad esempio, le rose facilmente sono colpite da ticchiolature e quindi da malattie da funghi. E non solo, dall'anno scorso mi si è presentato anche sui miei geranni zonali un attacco veramente abbastanza notevole, che pensavo, io non sono intervenuta l'anno scorso in tempo perché mi è sfuggito. Quando me ne sono resa conto, la malattia era già andata veramente, era già progredita troppo, e ho proprio eliminato fisicamente, con grande dispiacere, i miei geranni. Li ho proprio dovuti buttare via, perché oramai erano così infetti che non c'era più niente da fare. Invece quest'anno me ne sono accorta in tempo, si vede, vedete un po' queste macchie proprio ben visibili, quindi facilmente viene subito all'occhio. E sono intervenuta molto presto, appena ho visto il presentarsi della malattia. Adesso andiamo a vedere un attimo i risultati e vi dico. Questo è il vaso che è stato più attaccato, e guardate, sarebbe proprio un dispiacere andare a perdere questi gerani, perché in questo momento poi sono nel loro massimo splendore, una bellissima fioritura. E naturalmente ho eliminato, come vi ho detto prima di fare il trattamento, tutte le foglie fiorite, guardatele bene. Dopodiché si procede con un pochino di distanza, perché poi mi sono tenuta l'ultima volta un pochino leggera. Vedete, qui c'è quasi un pochino troppo zeolite, vedete che è già un pochino bianco, quello è meglio evitarlo, vedete, in questo caso. Quindi ci teniamo un pochino più lontani, sempre dal basso. A volte dipende anche dal soffietto. Io qua avevo perso il mio beccuccio, e quindi sarebbe meglio avere un beccuccio, però l'ho perso, non sono più riuscita a trovarlo. Ecco,
Ecco qua. Quest'altro invece, quest'altro vaso, è stato meno colpito. E si vede, ho lasciato quasi tutte le foglie perché avevo trovato solo due o tre foglie, quindi diciamo che sono riuscita ad avere proprio un buon controllo. Ecco qua, adesso vedo una foglia. Vedete? Quindi anche con questo farò ancora un trattamento, proprio per evitare che si propaghi troppo. Adesso voglio ancora farvi vedere quest'altro geranio, che invece è quello che è stato colpito in assoluto proprio di più, assolutamente tantissimo, e infatti ho dovuto proprio spennarlo, era veramente molto pieno, aveva tantissime foglie, anche per questo quando manca un po' circolazione di aria, chiaramente l'umidità viene più trattenuta e c'è il rischio proprio anche di avere più malattie, questo è un po' lo svantaggio. E dall'altra parte, quando sono belli pieni, sono anche molto belli visibilmente, sono, fanno la loro bella figura. Va bene, è tutto stato, come si può dire, spennacchiato, l'ho spelato abbastanza, però non bisogna farsi, come si può dire, tanti problemi. Meglio eliminare tutte le foglie malate e lasciarlo anche quasi nudo. Piuttosto che aver paura perché dopo non è più così bello da vedere, lasciare le foglie, no, togliete proprio tutto quello che è malato, perché vedete poi soprattutto queste piante come i gerani sono piante molto rustiche e cacciano subito un sacco di altre foglioline, vedete quante foglioline nuove che sta cacciando dappertutto. Qui vedete come sono. E quindi si riprenderà molto facilmente. L'importante è proprio cercare di contenere il danno che provocano queste malattie da funghi. Come abbiamo visto, lo stesso si può fare anche per le rose, perché le rose normalmente partono sempre molto belle, hanno delle foglie molto belle, vediamo queste, questa è una rosa antica, però vedete che poi facilmente le rose sono colpite da ticchiolatura, non c'è niente da fare. Quindi noi andremo a togliere tutte le foglie malate, portarle subito molto velocemente via. Guardate, si prepara a fiorire. Ecco qua, questa deve essere assolutamente eliminata. E poi procederemo anche qui a fare un trattamento. Lo stesso vale anche per la rosa rampicante che abbiamo, ecco, anche le foglie che poi trovate cadute già secche sotto le piante, anche quelle portatele via. Poi naturalmente quando faremo il trattamento con la zeolite un pochino andrà a ricadere sul terreno, quindi andremo anche a creare questo diciamo posto inospitale per la presenza dei funghi, e quindi controlleremo anche proprio tutti i funghi che poi rimangono sul terreno e dal terreno possono tranquillamente risalire sulle nostre piante. Se vicino alle nostre piante che stiamo trattando, noi abbiamo delle piante ad uso alimentare, magari poi vogliamo utilizzarle, mangiarle, non è un problema, basterà poi lavarle bene e si possono comunque tranquillamente poi mangiare. Direi che con questo possiamo concludere, spero di essere stata abbastanza chiara. L'argomento, soprattutto all'inizio, era un po' complicato anche per me, perché anche in questo caso devo dire grazie al cameraman che mi ha proprio supportato, mi ha preparato tutta la parte più legata alla descrizione della zeolite, quindi più quasi una lezione di chimica. E quindi spero che sono riuscita a trasmettervi e a farvi capire un po' il concetto in maniera senza essere proprio
troppo precisi, ma più per capire un po' il concetto generale. Se comunque poi ci sono delle cose che non sono state chiare, ne possiamo riparlare tranquillamente, fatemi sapere tramite i commenti e così possiamo eventualmente anche chiarire cose che non sono state troppo, non mi sono spiegata troppo bene, diciamo così. Con questo direi vi saluto, ci vediamo presto. Ciao a tutti!